Prende il via questo fine settimana la 14ª edizione dei Monumenti Aperti con le due cittadine di Sassari e Alghero che si gemellano e vengono collegate da un trino d'epoca messo a disposizione dell'ARS. Sarà infatti un locomotore del 1957 che il 7 e l'8 maggio trainerà il trenino verde della Sardegna, formato dalle carrozze Breda del 1930 e dalla carrozza reale Bauchiero del 1913, che trasporterà i visitatori tra le due città del nord-ovest della Sardegna, alla scoperta di 41 siti da visitare. I curiosi potranno percorrere gli itinerari gotico-catalani che presenteranno siti per tutti i gusti. A Sassari saranno a disposizione dei visitatori tutti i luoghi di interesse archeologico e culturale, ma anche due sentieri rurali che porteranno alla scoperta dei magnifici dintorni della città e per chi vuole farsi una gita fuori porta potrà recarsi all'Argentiera, dove sarà disponibile il Museo della Miniera. Alghero invece presenterà alcuni siti che vedono come protagonisti, oltre che l'archeologia, l'ambiente, la storia, l'architettura urbana, siti produttivi e un'infinità di percorsi che permetteranno a ciascuno di attraversare la cittadina catalana, dall'estrema periferia rurale al cuore del centro storico, alla ricerca di tracce sparse nei secoli e nei vicoli della città vecchia. Il gruppo Photowalker Sassari presenta il progetto fotografico Antichi Mestieri a cura di Rossella Gadau, Antonio Ruzzoli e Marta Pais. Da oggi fino al 12 giugno, il progetto, che coinvolge 22 fotografi impegnati a raccontare 34 mestieri antichi, sarà esposto al padiglione Clemente al primo piano del Museo Sanna di Sassari. Un progetto fotografico dedicato interamente alla città di Sassari e agli artigiani che vi lavorano. In città sono infatti ancora presenti una serie di realtà legate a doppio filo con il passato e la tradizione, ma contemporaneamente guardano con costanza e determinazione al futuro. Che siano nascoste tra le stradine del centro storico o sparse in diversi punti della città o nelle borgate, queste attività sono tutte accomunate dal loro farsi mediatrici tra un passato radioso, fatto di gesti, conoscenze e strumenti antiche, e un presente dove le innovazioni tecnologiche, la crisi economica e la concorrenza spietata da parte della grande distribuzione e del sistema di produzione industriale la fanno da padrone. Sono finalmente iniziati i lavori di restauro dell'antico altare settecentesco ligneo policromo situato nella cappella di Sant'Antonio Abate, meglio conosciuta a Servi di Maria, dedicata alla Madonna dei Sette Dolori e curata dall'Arciconfraternita dei Servi di Maria con a capo il priore Mario Dau. L'altare, l'unico presente a Sassari del periodo barocco, è costituito da quattro elementi scalari un po' concavi poggiati su una pedana in muratura. Un restauro era ormai necessario per una ripulitura e per le aggressioni del tarlo. Il restauratore Sergio Gnozzi della ditta Cortonese, con la supervisione della dottoressa Donati e del capo restauratore USAI della soprintendenza di Sassari, ha quindi iniziato i delicati lavori di ripristino, scoprendo che sotto gli strati di vernice erano presenti foglie di argento e di oro. Ripagati quindi gli sforzi del priore Mario Dau, che ha voluto fortemente il restauro, che quindi sarà realizzato soprattutto grazie al contributo della Fondazione Sardegna di 10.000 euro, che però non saranno sufficienti a completare l'opera, motivo per cui si chiede la collaborazione e l'intervento di enti, aziende o privati cittadini che volessero contribuire con un intervento finanziario necessario per il completamento dell'altare, unico esempio nel suo genere. Un grazie inoltre va anche alla presidenza del Consiglio regionale, che con un altro contributo di 4.000 euro ha reso possibile il restauro dei 10 candelieri che adornano l'altare. È un altare che ha avuto nei secoli varie ridipinture, per l'esattezza 4, e nascondevano una lamina di pregevole fattura, perché tutto in lamina d'argento e nelle parti dei fregi e degli intagli veniva convertito l'argento con una tecnica chiamata meccatura, che lo trasformava in oro. Volevo precisare una cosa: è stato fatto con il contributo, ma in questo dobbiamo ringraziare fortemente la Fondazione Banco di Sardegna, che ha permesso questo, ma anche
la presidenza del Consiglio regionale, che ci ha, la Fondazione Marco Sardegna con 10.000 euro, la presidenza del Consiglio regionale con 4.000 euro, dove già abbiamo iniziato il restauro dei quattro candelabri, sempre facente parte di questo altare. Nei giorni scorsi, Telti ha ricevuto la gradita visita di Alberto Limatore, vice campione mondiale di bike trial. Vediamo alcune delle sue evoluzioni. Dopo i successi delle precedenti edizioni, Banca di Sassari con Conosciamoci Meglio aderisce anche quest'anno al Festival della Cultura Creativa, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana per avvicinare alla cultura i giovani di età compresa tra i 16 e i 13 anni, grazie a laboratori, iniziative ed eventi che spaziano tra arte, teatro, musica, tecnologie digitali. Oltre 80 gli eventi culturali in 50 città italiane svilupperanno il tema ispiratore Abitare Sottosopra, scoprire e sperimentare come si sta dentro i luoghi, l'arte e le emozioni. Per questa manifestazione, unica nel suo genere, la Banca di Sassari, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali della Sardegna, l'Associazione Culturale Coi Libri, la Libreria Internazionale Coinè e la Carlo Delfino Editore, promuove un percorso creativo dedicato ai laboratori di Paola Ciarcià dal titolo Architettura tra le pagine. Ieri gli alunni dei circoli didattici di San Giuseppe e di San Donato sono stati i protagonisti al Museo Sanna di Sassari della giornata, realizzando piccole scenografie da tavolo utilizzando carta e cartoncino per mettere in scena storie, fiabe o vecchie leggende, pagine da abitare che nascondono semplici meccanismi dove si animano ambienti e personaggi. Buongiorno a tutti, oggi parliamo della rara rauna, l'ara gialla e blu. Come potete notare, in questa foliera abbiamo un unico soggetto, è una femmina di 5 anni. Tenete presente che l'ara è uno dei pappagalli più longevi, arriva anche all'età di 70-80 anni. Sono animali sicuramente per allevatori che hanno abbastanza spazio, anche se spesso e volentieri questi soggetti vengono allevati a mano, perché i genitori o quindi la coppia non sempre riesce ad allevare o portare avanti quelle che sono i piccoli, i pullus. Quindi solitamente, anche per averli più docili, quindi poterli detenere magari anche in una voliera spaziosa in casa, è quello di allevarli a mano. L'allevamento a mano, tenete presente che è un allevamento che viene fatto solo da persone che sono competenti, perché dal primo giorno di nascita allo svezzamento ci vogliono anche 5-6 mesi, arrivare quindi a portarli a mangiare da soli. Il primo mese, diciamo così, è quello più difficile, perché l'alimentazione viene fatta ogni 2 ore e i piccoli devono essere tenuti all'interno di una camera calda a temperatura costante e deve essere somministrata con una siringa sterile, logicamente senza ago, una pappa d'embecco specifica. Ci sono delle percentuali in cui vanno somministrate queste pappe man mano che il soggetto si sviluppa.
diciamo così che poi piano piano si arriva allo svezzamento somministrando ai soggetti della frutta o comunque insomma del mangime o comunque degli alimenti morbidi, e piano piano si diciamo così abituano all'alimentazione, quella che è da adulto. L'alimentazione da adulto è costituita da un misto di semi, anche in questo caso con del girasole, le noccioline, le noci americane, e poi molto consigliata la somministrazione di frutta e verdura varia, perché questi animali si nutrono in natura principalmente anche di frutti immaturi. Un consiglio che do, così come per gli altri pappagalli, è quello di evitare qualsiasi cibo che sia, diciamo così, ad uso umano, come il cioccolato o comunque la pasta o comunque merendine, perché a loro quei cibi sicuramente non fanno bene. Anche in questo caso, come tutti i pappagalli, come potete notare nella zampa, hanno un anello che è inamovibile, cioè viene messo nei primi giorni di vita e attesta appunto la nascita in cattività del soggetto, quindi non prelevato sicuramente in natura. Alla prossima puntata. Amici di TeleG, ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di Marilena Rimini, presidente dell'AIL Sassari, perché ci deve presentare una nuova iniziativa che ci sarà domani, 7 maggio, dalle 10 alle 13, ai giardini pubblici. Giusto? Marilena, benvenuta. Grazie. Allora, che manifestazione stavolta presentiamo a Sassari? Allora, presentiamo il Mercatino Volante, alla 14ª edizione, quindi una manifestazione collaudata ormai da tanti anni, che si svolgerà domani, sabato mattina, dalle 10 alle 13, ed è fatta in collaborazione con i bambini, con gli alunni della Scuola dell'Obbligo. Quindi abbiamo coinvolto i docenti, chiaramente, i dirigenti, i docenti, ma i bambini soprattutto, perché faranno loro le bancarelle con oggettini fatti da loro, con le torte fatte dalle mamme, e il ricavato di questa manifestazione andrà a favore di un bambino che ha problemi con le leucemie. Quindi c'è già una destinazione specifica. Esatto, c'è una destinazione specifica proprio anche per i bambini, per fargli capire che con loro lavoretti e si divertono anche poi la mattina lì ai giardini, però proprio aiutano un bambino più sfortunato di loro. Quindi è sì la raccolta fondi che a noi interessa sempre, perché senza fondi non fai niente, però è anche la sensibilizzazione, non solo la raccolta fondi, proprio sensibilizzare, far capire che divertendosi, vendendo giornalini e questo, si può aiutare un bambino più sfortunato. E voi, come al solito, in queste cose siete esperti. Io ho detto giardini pubblici forse un po' troppo genericamente, perché sarà al parco giochi di via Tavolara. Esatto, ai giardini, esatto, pubblici. Ai giardini pubblici in zona. Giusto. Parco giochi, esatto. Siamo bene, Marilè, speriamo che per questo bambino innanzitutto ci siano le risorse necessarie per soddisfare tutto ciò di cui ha bisogno. Certo. Noi questo ce l'auguriamo, e soprattutto ricordiamo a casa che dobbiamo visitare questa, come la possiamo chiamare, mostra, questa no, festa. No, è un mercatino. Questo un mercativo. Mercatino, anche una festa, visto e considerato, sì, che i bambini, sì, magari sì, non sì, andranno a scuola, lì sarà per loro. Sì, i bambini, gli insegnanti li portano. Ci sono diverse scuole che vengono, alcune proprio numerose, perché anche lì dipende dalla volontà che hanno i docenti di farsi coinvolgere, di coinvolgere i bambini, perché non è facile, non è un compito facile. Domani è una mattina faticosissima, perché seguire tutti i bambini che non escano, che non scappino, non è uno scherzo. È anche una responsabilità. È una responsabilità anche grossa, però noi lo facciamo volentieri. Tra l'altro, ecco, ci tengo a dire che questa manifestazione è inserita nel Maggio Sassarese. Cioè, è patrocinata dal comune. Dal comune, cioè, è inserita nel Maggio Sassarese, quindi perfetto. Ormai è una manifestazione collaudata. Bene, grazie Marilena. Quindi spazio sassaresi e non alla solidarietà con l'AIL per questo mercatino di domani, sabato 7 maggio, lo ricordiamo, dalle ore 10 alle ore 13, via Tavolara, giardini pubblici. Siamo in chiusura, i nostri contatti 26 11 50 per il telefono, info@teleg.tv per quanto riguarda le mail, e il nostro sito dove trovate tutto ciò
che serve per conoscere la nostra emittente, che è www.teleg.tv. Non dimentichiamoci della pagina Facebook. Io vi saluto, linea alla pubblicità.
Parrocchia di San Gavino Martire Bancali, visita della Madonna Pellegrina di Fatima dal 6 all'8 maggio. Stasera alle 16.40 Rosario, Santa Messa e Vespri in diretta sulla stazione radiofonica Radio Maria. Alle 19 l'arrivo della statua della Madonna di Fatima, accoglienza nel piazzale della Pizzeria da Carlo e breve processione verso la chiesa. Dalle 22 alle 24 veglia mariana. Vespa Club Sassari presenta Trofeo Vespistico della Sardegna, rievocazione storica della Sassari-Cagliari. Stasera alle 15 in Piazza Castello la verifica dei mezzi, domani alle 5 in Piazza d'Italia ultime verifiche e alle 8 la partenza. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.